Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, insieme al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e ai capigruppo della maggioranza, ha illustrato in una conferenza che si è tenuta a Pescara in Regione i contenuti del bilancio di previsione 2021-2023 approvato in Consiglio regionale. Marsiglio ha detto che questo bilancio va letto nell'ottica della situazione difficile che si sta vivendo da circa un anno a causa della pandemia, un bilancio di previsione che ha dovuto fare i conti con 50 milioni di euro in meno tra minori entrate e maggiori spese e tra l'altro, ha detto ancora il Presidente della Giunta regionale, un bilancio approvato senza poter conoscere gli elementi di riferimento del quadro economico legato alla legge di bilancio dello Stato che è ancora in discussione, ma la priorità è stata quella di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. Non ha negato ovviamente i tagli sono stati fatti in maniera lineare, ma tutti i servizi sono stati essenziali, sono stati garantiti con le necessarie coperture. Marsiglio ha tenuto a precisare che con questo bilancio nessun cittadino abruzzese riceverà un euro in meno o un minuto di attenzione in meno rispetto a quanto gli sia dovuta. Ci sarà copertura integrale dei servizi essenziali, almeno a livello dello scorso anno, per almeno 8-10 mesi. Poi si conta sul fatto che il governo centrale, alla luce anche delle promesse fatte in sede di conferenza Stato-Regioni e anche in occasione di ripetuti confronti con gli enti locali, sia in grado già da gennaio di elargire, di erogare risorse sufficienti per fare in modo che ci sia copertura integrale. Ecco, Marsiglio ha anche ricordato come la Regione Abruzzo abbia già anticipato ben 15 milioni di euro di spese, risorse di cassa, per far fronte alle prime emergenze legate alla pandemia, spese anticipate per reperire sul mercato, per esempio, dispositivi di protezione individuale, ventilatori per terapie intensive. Di questi 15 milioni di euro sono stati rendicontati circa 13 milioni 200 mila euro, ma la certificazione di queste spese è arrivata solo pochi giorni fa e tra l'altro il rimborso è stato parziale, visto che finora è arrivato soltanto il 50%, ha spiegato il Presidente. E in ogni caso, per quanto riguarda le spese farmaceutiche che non sono state riconosciute come spese Covid, ogni ASL ha già accumulato qualche milione di euro di debito, di maggiori spese, per esempio per le sanificazioni e anche le disinfezioni negli ospedali e in altri ambienti, risorse per le quali non è previsto il rimborso. Invece, ha detto Marsiglio, abbiamo avuto diversi milioni di euro di extra budget per prestazioni nella sanità privata, ma queste risorse non sono state utilizzate perché, ha concluso, si è messa la sanità pubblica al centro della battaglia Covid.